Parliamo di un modo di dire che sento sempre più spesso nelle serie TV e nei film più recenti, diciamo, che è to take the edge off. To take the edge off. Moving up and down, side to side, like a roller coaster. Cominciamo con edge. Edge l'avevo già spiegato in Rough Around the Edges, che cosa vuol dire? Se volete ve lo rimetto anche nelle storie, se volete andarvelo a rivedere. Edge vuol dire bordo, vuol dire limite. Per esempio, the edge of my phone, the edge of a battery, ok? Ma che cosa vuol dire in sé to take the edge off? Cioè togliere il limite, togliere il bordo, togliere... Vuol dire ridurre l'intensità o l'effetto di magari una sensazione negativa. Sì, lo so, spiegato così non si capisce. Vuol dire praticamente alleviare qualcosa, calmare qualcosa. Vedete qualcuno con un fortissimo mal di testa? Avete delle pastiglie per il mal di testa, gliele date e gli dite "These tablets will take the edge off the pain". Quindi queste pastiglie toglieranno il limite, il bordo a il dolore che stai provando. Come facciamo a ricordarcelo? Come faccio a farmelo venire in mente? Prendiamo questo caricabatterie che ho. Vedete che questo angolo, questo bordo, questo edge è squadrato. Ok? È squadrato. Adesso facciamo finta che questo bordo sia il vostro mal di testa. È molto squadrato, è molto forte questo mal di testa, ok? Se invece voi prendete questa batteria, per esempio, vedete che i bordi sono smussati. Take the edge off. Abbiamo tolto i bordi di qualcosa. Quindi abbiamo tolto il dolore più forte, ok? Magari non abbiamo fatto andare via tutto il dolore, ma abbiamo tolto il dolore, quello più forte di tutti. L'abbiamo un po' smussato questo mal di testa. Meditation and yoga will take the edge off the stress. Quindi se fate meditazione e yoga, ridurrete il vostro stress. Toglierete, smusserete gli angoli allo stress. Quindi lo stress non sarà più molto forte, molto alto. Come si dice stress? Forte stress? Grande stress? Non lo so. Lo ridurrete, ok? Her apology took the edge off his anger. Le sue scuse hanno smussato la sua rabbia, ok? Quindi lui era molto arrabbiato, lei ha fatto le sue scuse, la rabbia è calata, è stata smussata. Gli hanno tolto gli angoli a questa rabbia. Spero tanto che abbiate capito, perché 20 minuti che sono davanti alla fotocamera, adesso sono sudato e stressato. Per fortuna che ho questa green ball to help me take the edge off the stress. Hey, 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 hey.